piano regionale rivolto doveva essere soppresso. Gli amministratori di allora e anche le forze politiche di allora si sono dati da fare per evitare che questo accadesse. La storia è stata lunga, l'ospedale allora aveva delle proprietà, i terreni eccetera, e aveva venduto per poter costruire perché era un ospedale vecchio, insomma, no? Sì. La realtà che c'è adesso è frutto, questa di adesso, è frutto di risorse dei rivoltani, cioè quindi dei lasci dei rivoltani. L'ospedale era costituito medicina, chirurgia e c'era la ginecologia, ostetrice, ginecologia. C'era due primari, chirurgo e medico, due assistenti in medicina e in chirurgia, l'assistente chirurgo era anche ginecologo e quindi seguiva la cosa. E quindi noi facevamo praticamente le guardie, un giorno si. Tutto questo era il personale medico. Questo è il personale medico. Si lavorava veramente, ecco, cioè, eravamo talmente in pochi. Perché il primo impiegato che è venuto per dare una mano a me, per esempio, è venuto nel 70. Insomma, è una realtà abbastanza familiare, cioè, i rapporti erano veramente, diciamo, piacevoli, anche amichevoli, cioè, si stava bene, ecco, era proprio una realtà, essendo piccola, ci si aiutava, si collaborava molto, tanto che io devo dire che ho imparato tanto, ecco, su questo discorso di non fare solo la mia piccola parte, ma cioè a dare una mano, cioè collaborare con diciamo, l'altro personale, altri colleghi. C'era la segreteria perché c'erano le delibere, c'erano le cose che facevano, ecco, facevo il personale. Quindi dalle assunzioni, certo era in collaborazione con il segretario, con il direttore amministrativo, le assunzioni, gli stipendi, quelli che andavano in pensione quando c'erano, poi si faceva il bilancio di previsione, i consuntivi. Che non c'erano ben definiti i vari ruoli, capito? Cioè dove un po' tutti facevano una volta, perché ho fatto le divise con i colori o con i nomi, per distinguere anche diciamo la figura, no? Una volta chi lavorava in ospedale era infermiera, cioè ancora adesso a volte se lei parla con un'anziana, che l'infermiera, posso parlare di lei? Che l'infermiera là, e mi ha sì, ma perché se la lavora in ospedale in chiusino, e lei non infermiera loro. Poi però nel corso degli anni, vista da medico la cosa era logica, vista da cittadino un po' meno, perché si è arrivati a un punto in cui l'ospedale era in una situazione critica, quindi non riusciva più in realtà a garantire quell'assistenza qualificata che solo un grosso ospedale era in grado di garantire, quindi c'è stato un momento di crisi con la paura che l'ospedale chiudesse. I rivoltani ci tenevano al mantenimento dell'ospedale, che era una bella comodità e così. Comunque si poteva pensare a una differenziazione della prestazione. Perché si pensava di fare un ospedale in mezzo tra Cassano d'Adda e Rivolta d'Adda. Poi il progetto è andato così. E nella fine degli anni 60, 69, primi anni 70, la giunta regionale aveva decretato la chiusura dell'ospedale perché c'erano pochi letti e tutto. E lì è scattato un po' la solidarietà da parte di tutti gli operatori. L'evoluzione della medicina tendeva a concentrare in ospedali provinciali, insomma più grossi, per ottenere il meglio delle cose. Qui era comodo, facevano più pronto soccorso, ecco, poi
c'era la medicina, i ricoverati, cioè bisognava andare negli altri posti, non c'erano i mezzi per andare a trovarli, era la comodità dell'ospedale qui, ecco. Ma poi, per esempio, la chirurgia aveva bisogno di attrezzature, di sala operatoria, ormai passava il tempo. Abbiamo costituito, non mi ricordo più che anno, il comitato per la salvaguardia dell'ospedale della Santa Marta, dove erano rappresentanti tutti i partiti, il consiglio di amministrazione, l'amministrazione comunale col suo sindaco, la commissione interna col sottoscritto, e lì abbiamo cominciato a lavorare. Non è stato facile, ecco, io sono testimone di numerose visite che abbiamo fatto alla regione della Lombardia con il presidente, ex presidente Cremascoli e Elia e tutto il consiglio, per creare le condizioni perché l'ospedale fosse salvato. E invece c'è stata la svolta fondamentale, che è stata quella di individuare una nuova branca sempre più importante, e adesso ne abbiamo la dimostrazione, ma allora difficile da digerire, perché l'ospedale perdeva la sua componente di struttura per acuti e diventava un cronicario. Partito con le tossicodipendenze e le dipendenze, e adesso è arrivato ad avere una struttura così importante dal punto di vista della cardiologia, della pneumologia, della rehabilitazione neuromotoria. Tutto bene? Sì. Questa è l'ultima nata, giusto, nell'ambito della rehabilitazione motoria, è l'ultima nata. Sì, è nata a settembre, l'abbiamo inaugurata a settembre del 2009, è proprio nata, diciamo che l'abbiamo costruita da niente, non c'era niente, e quindi è stato molto impegnativo, però molto soddisfacente, perché si è creato un bel rapporto col personale, perché la caratteristica della neuromotoria è proprio la multidisciplinarità del personale. Devo dire che questa è un'esperienza, al di là della cardiologia, ma proprio la strutturazione di un dipartimento di riabilitazione che raggruppa in sé più anime, quindi la neurologica, la fisiatrica, la cardiologica respiratoria, è unica, nel senso che nel pubblico è difficile trovare un'esperienza simile, perché in genere queste situazioni si trovano più nell'ambito dell'ospedalità privata. La riabilitazione respiratoria nasce a rivolta d'Adda nel 97, quindi praticamente ha più di quasi 20 anni, fa 20 anni quest'anno, e nasce nella riorganizzazione che c'è stata del polo di
ospedaliero di rivolta, quando dopo la chiusura delle medicine, delle parti per acuti che c'erano, si è stato riconvertito come polo riabilitativo all'interno dell'azienda che allora era l'USL 50, cioè comunque l'ospedale di Crema, l'ospedale maggiore di Crema. Praticamente il nostro obiettivo è quello del gestire pazienti con patologie croniche, patologie respiratorie, cioè patologie legate a un organo specifico che è il polmone, che può avere un'insufficienza di tipo respiratoria, la quale necessita di un particolare approccio sia terapeutico ma anche riabilitativo generale. Qui c'è stata molta lucidanza, perché questo favorisce molto il completamento dell'azione che il paziente riceve in acuto e consolida molto meglio i risultati. Questo è un dato che è sicuramente riconosciuto anche a livello internazionale. Nell'ambito della riabilitazione neurologica, a parte l'importanza che per noi è rilevante del rapporto diretto con la terapista, perché la capacità, la terapista come anche la logopedista, terapista occupazionale, fanno proprio un lavoro individuale con quel paziente, sì, seguendo un programma. I programmi sono, diciamo, standardizzati dal punto di vista scientifico, però vengono adattati al paziente. Veramente in 3 anni e mezzo che sono qui ho visto crescere la domanda in maniera esponenziale, quindi giusto per ribadire il concetto di prima. E siamo passati dal 2014, che avevamo chiuso un anno con percorsi ambulatoriali, percorsi MAC con circa 70, e arriviamo adesso al 2017 che chiudiamo con quasi 100 pazienti visti. 100 pazienti. Super importante, sì. Poi quelli abbiate terapia. Quelli che noi facciamo come diagnosi arrivano a 400 l'anno. Poi il fatto di avere qui più competenze riabilitative aiuta notevolmente, perché questi sono pazienti essenzialmente anziani, quindi comorbosi, cioè che hanno più patologie, quindi evidentemente anche l'approccio riabilitativo può avere sfaccettature diverse a seconda della compartecipazione più o meno di malattie e di patologie che sono contemporanee, e qui ci sono tutte le competenze. Che là abbiamo soprattutto Crema il cremasco. Qua diciamo che la maggioranza dei pazienti che ci arrivano ambulatoriamente, anche in parte ricoverati, ma ambulatoriamente, arrivano da Milano, dalla provincia di Bergamo. Sicuramente in questo dipartimento si possono incontrare numerosi profili appartenenti alle professioni sanitarie, rispetto a, se pensiamo ai dipartimenti della sede per acuti, perché qua incontriamo l'infermiere, l'educatore, la terapista occupazionale, la logopedista, la dietista. Per cui l'aspetto positivo è che è un valore aggiunto verso le persone che poi trattiamo, perché ovviamente l'integrazione è resa possibile dalla presenza in sede di tutti questi profili professionali, si crea una collaborazione, una sinergia, e quindi diventa proprio il valore aggiunto per poi l'intervento che si va a fare con i nostri pazienti. Noi comunque il paziente neurologico è un paziente pesante, quindi noi lo assistiamo dal momento in cui arriva durante tutto l'arco della giornata, quindi instauriamo anche un rapporto particolarmente profondo con lui, educhiamo anche i familiari alla gestione a casa, quindi ok che non interveniamo su delle singole parti.